Atalanta, l'amante del miasma, bentornato sul canale del Vichingone. Oggi vi porto una mezz'oretta tattica su questo titolo, Homestead Arcana, un nuovo gioco uscito da pochissimo sul Game Pass. Sembrerebbe un titolo molto interessante, a partire comunque dall'ambientazione alla storia, cioè un mondo post-apocalittico sconvolto da questo miasma magico, non sappiamo perché, e noi praticamente dobbiamo ricostruire la civiltà partendo dall'agricoltura. Noi siamo una strega in compagnia di un gatto parlante e dovremo scoprire come riuscire di nuovo a curare il mondo. Sono davvero curiosissimo di scoprire questo gioco con voi. Ci vediamo tra pochissimo. Enjoy. The world was not always covered in miasma. As a matter of fact, we used to live all over the surface of the earth, in scattered outposts and bustling cities. Whether it was by divine punishment or by consequence of human greed, we lost all those things and more. These days, folks live on barren mountaintops, fearing the day the miasma's fog rises high enough to poison what little land there is left. Certainly, there were a brave few who tried to stem the tide, but they paid dearly for it, with nothing in return. No, there is little hope for long-term survival now. Instead, towns like Little Rock endure to thrive as much as they possibly can. With the time they have left, they establish initiatives like the Homestead Arcana program, which places witches of age at lower elevations so they may cultivate plants for back home. With the lack of viable land, this means witches settle right next to the border where the miasma lies. Though Little Rock Council cannot officially take action, they strongly advise these witches to avoid the miasma at all costs. For fear of death, or worse. Eccoci. Che bello. This is your stop, ain't it? Un taxi volante. Got everything on you, bud? Bicetto nero parlante, Huckleberry. Eccola Liliana. Thanks for the ride, Abraham. Hey, Abraham. Yep. Well, stai attento. See you later. Non farci stare in pensiero. Attento al miasma. Che è questo? Sto gas viola. Alright. Let's mosey on down. Parliamo di un gioco in cel shading. Molto interessante. Sempre piaciuto. Alright. Eccoci. Alright. Così mi muovo. Con LB si corre. Praticamente che cosa succede? Cosa è successo al mondo? Questo miasma ha sconvolto il pianeta Terra. Immagino sia il pianeta Terra. E tutte le persone che vogliono resistere si sono praticamente avventurate in questi posti in alta montagna per cercare di ricostruire un qualcosa. Questo è il nostro posto. Noi facciamo parte di un programma chiamato appunto Homestead Arcana. Un programma gestito da un concilio. Questo concilio ha mandato noi, come altre streghe, in questi posti un po' particolari, posizionati molto in alto sulla terra, per cercare di
risanare questo pianeta, la Terra, attraverso un programma di agricoltura, immagino. Questo è il nostro amico Huckleberry. Lui è già stato qui e ha detto che questo posto non è cambiato granché, a parte per il miasma. Del miasma non chiediamo, ci siamo fatti la nostra idea. Gli chiediamo, anzi chiediamolo, ma tu sei già mai stato qui? Ok. Anyway, Councilman Narrows has given me the honor of overseeing your initiation rites. Normally, he'd be running it, of course, but I've only been back for a week, you know? I wanted to see for myself how much you've improved since I last saw you. So the first rite is to establish a home. After all, you can't be a homesteader without a home. Unfortunately, you'll need to start off with a tent. Not the most sturdy of structures, but gotta start somewhere. Praticamente siamo qui di fronte al nostro amico Huckleberry, che fa parte a questo punto del concilio. Il concilio forse è un concilio di gatti parlanti. È qui per assistere ai nostri riti di iniziazione. E, insomma, come prima cosa ci chiede di costruire una tenda, perché senza una tenda non possiamo neanche considerarci agricoltori. Ok, abbiamo anche scoperto che poco distante dal posto dove siamo attualmente c'è la casa di nostra zia Matilda, però molto più in basso rispetto a quest'altura. Difatti Huckleberry ci dice chissà cosa ci è rimasto lì sotto. Non sappiamo se zia Matilda è ancora viva o meno. La tenda dell'agricoltore. Un item posizionabile speciale. Può essere solo posizionato in alcuni spot, in alcuni punti precisi della mappa. Eccolo. Probabilmente lo dobbiamo mettere qui. Premiamo start. Nel nostro inventario c'è questa cassetta di legno. Posizioniamo. Eccolo. Ok. Probabilmente. Non worry. You'll get the materials to build a proper house before long. Just like your Aunt Matilda did. Now, the second rite demonstrates your botany know-how. You'll need to plant a seedling and then make it grow. We'll start with a little rock favorite, corn. Ok, praticamente cosa succede adesso? Lui ci ha detto non ti preoccupare per la tenda, sappiamo che è un rifugio altamente precario. Ci assicura che con i materiali che raccoglieremo più avanti costruiremo una vera e propria casa. Secondo rito di iniziazione è quello legato alla botanica e non alla costruzione. Dobbiamo piantare dei semi e farli crescere, semi di una pianta. In questo caso, piantina di mais, sembrerebbe. Eccolo qui, piantina di mais, elemento piantabile. Ok, immagino sia nell'inventario, sì. Eccolo qui, piantina di mais. Con A la piantiamo, con Y la droppiamo per terra. Lasciamo cadere, con X la muoviamo e bla bla bla. Direi che pigiamo A e cerchiamo di piantarla. Ok, no. La forma della pianta è rossa, significa che non possiamo piantarla lì. Ah, forse sotto l'albero. Ecco, sì. Dove c'è luce però? Qui. Posizioniamo, ok. Abbiamo posizionato la nostra piantina di mais. Huckleberry adesso ci chiede di fargli vedere come lanciamo l'incantesimo watering, che penso abbia a che fare con l'acqua.
D'altronde siamo streghe, siamo in grado di lanciare magie. D'altronde questo gioco è legato anche alla magia, quindi premiamo A. Ok, watering. Premi a destra sul D-pad per innaffiare una pianta. Ok, a destra possiamo vedere due spell sotto queste bocce di mana, sembrerebbero. Uno è water e l'altro è channel. Col direzionale della croce a sinistra andiamo a selezionare water. Eccolo qui, una bolla d'acqua compare sopra la piantina. Con RB lanciamo questa magia. Ok, cosa gli sta crescendo tutto intorno? Oh, che bello, una piccola nuvola che innaffia la piantina. Lui ci dice che innaffiare è sicuramente una cosa positiva per le piante, ma forse è meglio usare il channeling. Ovviamente usiamo il channeling. Ok, adesso ti facciamo una dimostrazione di come facciamo il channeling. Non so di cosa stiamo parlando, ovviamente. Parte 1, channeling. È usato per crescere le parti di piante istantaneamente, piuttosto che in maniera naturale. Usa giù per selezionare channel. L'icona rappresenta un sole. Wow, cosa succede? Parte 2. Il mana della terra è attratto dal tuo cursore. Guidalo tu gli obiettivi gialli e muovili sulla pianta. Ok, il resto non sono riuscito a leggerlo. Questo è il cursore. Che bello. Raccogliamo tutte queste piccole sparks, questi piccoli sparks di mana, che a questo punto produce la terra. Ok, li abbiamo raccolti tutti. Immagino che questi li dobbiamo mettere dentro la pianta. Oh, istantaneamente cresce. Fantastico. Harvesting. Quando una pianta cresce, puoi raccogliere i suoi frutti. Oppure possiamo decidere di channelizzare ancora. Canalizzare. Raccogliamo di nuovo tutto quanto. Tutto il mana della terra. E lo spariamo per farla crescere ancora. Ok, basta. La piantina è cresciuta abbastanza, non ci fa canalizzare più. Usciamo con B. Ok, possiamo raccogliere i frutti? Vediamo un po'. Sì. Ok, harvest corn. Raccogli la pianta di mais. Il Gran Turco. Ok, abbiamo raccolto il Gran Turco. Materiale usato per craftare. Consumabile. Ok. Imagine if you couldn't channel, huh? Già. Lui ci dice: immagina che la magia di channel non esista, ci metterebbero infinito tempo per crescere le piante. Secondo rito è completo. Ora inizia il terzo. Ah, ok. Molto bene. Ok, praticamente cosa succede? Il terzo test è quello speciale per le streghe. Dobbiamo costruire il nostro personale calaudrone, dove all'interno potremo creare le nostre pozioni. Dobbiamo vedere come si fa, però. Lo si farà
creandolo da zero attraverso il workbench, che è praticamente lo strumento che ci permetterà di costruire un po' tutto quanto, un classico dei giochi da farming. Usa le stazioni da crafting per trasformare le cose che hai raccolto in oggetti migliori. Vabbè, lo faremo subito, però prima volevo prendere questo gran turco ancora. Eccolo qua, preso. Ora che ho raccolto possiamo fare channeling di nuovo. L'ultima volta, promesso, non lo faccio più. È fantastica sta cosa. Va bene, lasciamo la piantina di mais lì. Dormire. Dormire fa passare il tempo e ti cura. Fai un upgrade del tuo posto dove dormi per ulteriori bonus. Questo è una cosa che non possiamo usare. Posizionare il workbench. Come lo creavamo il workbench? Ah, ok, abbiamo la cassetta qui pronta da poter usare. E dove lo posizioniamo il nostro workbench? Qui dentro? Dentro la casetta? Perché no? Dentro la nostra tenda? O immediatamente fuori? Fuori. Mi dà bloccato. Dove lo mettiamo? Mettiamolo qui. Non mean to nag, but are you sure that's the best place for it? Try moving it to a better spot. Lui ci sta chiedendo, siete sicuro di posizionarlo lì? Secondo Huckleberry non è il posto più giusto dove mettere il workbench. Cioè, secondo me sì, però adesso ci fa vedere come spostare gli oggetti che posizioniamo a terra. Modalità di movimento. Piante e costruzioni possono essere mosse tramite la modalità X, che praticamente, ecco, con questa pala in mano noi praticamente possiamo spostare tutto quello che posizioniamo a terra. Con A lo riprendiamo su e lo riposizioniamo. Va bene, siccome non ti piaceva lo mettiamo qui. Bene. Ancora, ok, ma dove lo devo mettere? Ma mi dice, se cambi idea lo posso muovere di nuovo, ok. You'll need wood for the foundation, lavender for purification, and metal for the, well, cauldron. You can get some of those things in the meadow to the north, but that's blocked off. Luckily, I have all the ingredients you need. Fortunatamente, eh? Per costruire il calaudrone ci vogliono, come ci ha detto il gatto a Colberry, del legno, mi pare del metallo e della lavanda. Ci ha detto sfortunatamente, cioè anzi fortunatamente lui ha tutto il necessario, altrimenti ce lo dovevamo andare a prendere noi in posti un po' particolari. Meno male che a Colberry ci dà una mano a questo punto. Taglie. Lavanda. Materiale usato per craftare. Comunemente usato per purificare l'aria. Il suo profumo molto forte rilassa i sensi, ma funziona come catalizzatore super potente quando è usato in combinazione con la magia. Quindi la lavanda, spettacolare. Legno, materiale usato per il crafting. Il legno comune per craftare le cosine per la nostra fattoria viene usato per creare una vasta gamma di oggetti. Se bruciato fa una grande fiamma, vabbè, un classico, quando bruci il legno ovviamente prende fuoco e fa delle fiamme abbastanza importanti, dipende anche quanto legno bruci chiaramente.
ideale per essere usato come carburante, va bene? Cluster di metallo, materiale usato per il crafting. Ok, scintillante e maneggevole materiale, tipicamente usato per craftare non so, utensili molto duri e strutture. Utensili solidi, non molto duri. Scusate, ma devo tradurre mentre parlo, quindi non sarò precisissimo. Alcuni scolari, studenti, quindi, hanno teorizzato che crescere determinati tipi di metalli hanno causato il miasma sulla Terra. Ok, quindi metallo abbastanza importante, ma anche molto misterioso. Quindi, in teoria dovremmo avere tutto il necessario per costruire il calaudrone. Ricette di crafting. Seleziona la ricetta che vuoi craftare e ti daremo tutti i dettagli. Quindi, qui abbiamo le nostre ricette di crafting, le crafting stations. Basic workbench l'abbiamo appena creato. Ci serve creare il calaudrone con assi crafta, con Y ci fa vedere i dettagli e ci spiega cos'è il calaudrone. Questa stazione per costruzione di pozioni è praticamente esistita da sempre, da quando esistono le streghe. Ci dice gli ingredienti da usare, quindi legno, metallo e lavanda. Noi la craftiamo. Fantastico. Ok, dovremmo avere in inventario la nostra ricetta. Crafting, collezionare oggetti. No, l'ho fatto in tempo come al solito. E dov'è il nostro calaudrone da posizionare? Ah, ok. Gli oggetti che creiamo finiscono in una finestra chiamata crafting completato. A quel punto, una volta che abbiamo completato il crafting, ce lo posizioniamo nel nostro inventario cliccando su A. Calaudrone basico di partenza, praticamente usato per craftare. All that needs now is something brewing in there and you'll be a real witch. Which brings me to the third right. Potion making. With what you've currently got, you'd only be able to make a ripple potion. But that's all right. Ripple is plenty useful. Oh, right. You need silver. Before you ask, I do have some on me, but these'll be the last of the handout. Ok, terzo rito. Oltre al calaudrone dobbiamo creare le pozioni. E guarda caso, per creare questa Riddle Potion, che non so cosa significa, abbiamo bisogno di alcuni ingredienti che il gatto in questo caso ha. Quindi, ergo, il gioco non è che ci donerà sempre tutti i materiali per craftare la roba. Ci sarà un momento in cui dovremo andare a cercarli, questi materiali, e non vedo l'ora di capire come si fa. Ok, lui ci ha regalato dell'argento, materiale per craftare, ma anche moneta da usare. Non sappiamo per cosa ancora, no, immagino per comprare delle cose dai mercanti. Posizioniamo il calaudrone, eccolo qui. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Bloccato, qui no però. Fantastico, adesso dobbiamo creare la nostra prima pozione. Abbiamo le nostre ricette. Ripple Spell Potion.
non so cos'è. Dettagli come per il calodro. Tutte le cose che possiamo craftare hanno tre bottoni. Possiamo favorire, selezionare come oggetto favorito. Possiamo vedere i dettagli, quindi approfondire sullo, cioè approfondire informazioni sull'oggetto e poi craftarlo. Adesso però ci interessa sapere cosa fa la Riddle Spell Potion. Highlight items, creature and sight ranges. Non so cosa possa significare. Una delle prime spell che le streghe imparano a craftare. Semplice ed utile da creare. Abbiamo bisogno di mais e silver. La craftiamo subito. 5 secondi rimangono, 1, 2, 1. C'è un tempo in cui si craftano le cose, noi aspettiamo. Dopo che quel tempo è passato, la roba ci viene posizionata all'interno di questa scheda di nuovo. Finished crafting. Non facciamo altro che andare di là, prenderla e metterla nell'inventario. Ok. Qui ci spiega cos'è. Spell potion, highlight items, creature and sight ranges. Lo so, nel senso è una pozione che tu te la bevi e cominci a vedere le creature, gli oggetti, le distanze in un modo particolare. Probabilmente vengono colorate in un determinato modo. Diciamo che è una spell di percezione di ciò che ti circonda. Ok. And Ripple is great for finding stuff. Esatto. So this will be a bestseller for sure. Anywho, you've just completed the initiation rites. Abbiamo finito l'iniziazione. Officially a part of the Homestead Arcana program. Fantastico. Congratulations. Yes. Your reward lies in. La nostra ricompensa è? Oh no. Cosa? Cosa c'è che non va col Barry? You have to understand the miasma tides are unpredictable. When I hit it a week ago, the border was a good 10 yards away. What I'm saying is, I think your prize is in the miasma. Come? La nostra ricompensa è nel miasma? Non bene. Yeah, it's not good at all. I was hoping it wasn't going to come to this. Well, not so soon anyway. When you're ready. Meet me by the border and listen to my instructions, okay? Okay. Ok, la nostra ricompensa si è persa nel miasma, quindi niente ricompensa. Prossima missione è parlare di nuovo con il gattino di fronte al miasma. Ci andiamo subito, non perdiamo tempo. E dove sei, gattino? Qui sotto? Ti ho visto andare qui. Sì, eccolo qui. All right. As soon as you walk through that veil, you're gonna be breathing miasma. And you're really gonna feel it in your lungs. Ok, il miasma ci penetra nei polmoni. Find the reward as soon as possible. It's in a crate not too far from here, but it might be hard to see it. Ok. A ripple potion will enchant your sight and help you see better. Ok. Come on, give it a sip. Ok. Equipping spells. Per equipaggiare una spell, seleziona uno spell slot nel tuo inventario, poi scegli una pozione e premi A per equipaggiare la spell allo slot selezionato. Compra gli upgrade per maggiori spell. Cos'è che succede? Cosa ci ha detto? Il nostro gattino preferito è che una volta che noi entriamo dentro il miasma, lui ci penetra nei polmoni e ovviamente ci fa del male. La ricompensa che lui ha perso dentro il miasma non dovrebbe essere molto lontana da qui ed è all'interno di una cassa, una cassetta di legno, immagino. Solamente che all'interno del miasma avremo difficoltà a visualizzarla. E quindi ci viene in aiuto la nostra spell
di individuazione, come avevo detto prima, una specie di pozione che ci fa praticamente vedere la realtà aumentata. Quindi ci farà vedere questa piccola cassa all'interno del miasma. Immagino la colorerà in un modo differente, ce la indicherà con qualche specie di effetto. La Ripple Spell Potion, voglio metterla, non drink, la voglio muovere. Aspetta, ah, ce la dobbiamo bere subito, ok, ci dice di berla. Appena la beviamo sentiamo un buon gusto. Ah, ok, noi beviamo la pozione e poi possiamo lanciare una magia. Quando una spell è equipaggiata, durerà semplicemente un determinato tipo di tempo. Le spell usano il mana mentre sono castate. Il mana si rigenera nel tempo quando nessuna spell è usata. Il mana sarebbero le boccettine blu. Perfetto. 9 minuti e 42. Cosa succede? Noi ci beviamo una bella pozione che abbiamo creato. Una volta che la beviamo siamo in grado di lanciare una spell. Cioè, noi le spell non le impariamo tramite un libro come i maghi, ma ci vengono date, almeno quello che ci fa capire il gioco, ci vengono praticamente consegnate tramite la boccetta che beviamo. Vedete, adesso c'è una spell lì in basso a destra, a sinistra. Noi la equipaggiamo. Anything important will light up like I do. Okay. Don't stay too long in the miasma. Non stare troppo nel miasma. It shouldn't be too far from the entrance. E cerca per una piccola cassa di legno, non troppo distante dall'entrata. Ok. Il mana si rigenera over time, come abbiamo già detto. Entriamo nel miasma. Oh, forse dovrebbe essere questa. Ma attiviamo la nostra spell, vedete? Gli oggetti si illuminano. Una specie di sensore, di radar. La prendiamo, Blasting Powder. Ok. Ok, usciamo dal miasma. Perfetto. Abbiamo consumato due boccette di vita, comunque. Comunque la spell di individuazione dura, quando la beviamo, ha una durata. Non dura per sempre. Ad esempio durava 9 minuti appena l'abbiamo bevuta. Quindi c'è anche da considerare questa cosa. A Colberry ho trovato la cassetta. Sto bene, tranquillo. Ah, piccoletto, sto tranquillo, dai. Bene. The box had blasting powder, right? You should be able to use it to destroy the pink stone that's blocking the path up north. Over there, we should be able to get you a quick bite to eat. Perfetto, il blasting powder. Sì, è la polvere da sparo che c'è dentro questa cassa che abbiamo preso adesso. Potrebbe, anzi, non potrebbe, può distruggere questi cristalli viola che bloccano il passaggio verso una zona dove potremo mettere sotto i nostri denti un po' di cibo. Torniamo a casetta nostra e seguiamo il gatto. Ma dove ci porti? Ah, eccoli. I cristalli viola, rosa, più che altro.
Scavenging. Quando sei nel to the wilds, troverai risorse che non puoi costruire a casa, come metallo, legno, eccetera eccetera. Vabbè, non facciamo mai in tempo a leggere, è un peccato. Eccoli lì giù. Un po' di mele. Ne prendiamo una e ce la mangiamo? Crab apple. Mele di granchio. Usato per craftare. Solamente trovabile nel To the Wilds, nelle lande selvagge, consumabile. Estremamente juicy, quindi estremamente saporito e dolce. Le possibilità sono infinite. Dagli un morso, ok. Vita. Le red potion in alto indicano la vita. Quando sei fuori vita, sei stordito. E tutti gli item presi nel miasma tornano nelle sue posizioni originali. Mangia il cibo. Ho fatto in tempo a leggere. La barra gialla sotto le pozioni indica la fame. Se è vuota, perderai vita fino a che non mangerai. Quando è full, guadagnerai un extra health. Ok. Quindi c'è anche il fattore survival. Ok. Prendiamo un'altra crab apple. E un'altra ancora. Usciamo. E ci facciamo una mozzicata. Around here, by the way, lots of wood, metal, various herbs and spices. Now I understand that you might want to explore the miasma some more, but there are other things you can be doing. For example, Abraham should be coming back anytime now, and when he does, he'll have useful things to buy. And oh, I think you have mail. You should always be checking your mail. Never know what's going to be in there. Quello che ci ha detto è che qui nelle terre selvagge possiamo guardarci intorno, prendere tutti gli ingredienti per il crafting che vogliamo, pietre, legno, vegetali e quant'altro. E ci ha anche detto un'altra cosa, che Abram, il pilota del taxi volante, ogni tanto torna. Immagino tornerà al nostro accampamento per vendere delle cose. Ma possiamo anche comprare, immagino. Lì c'è una cascata. Niente. Questa era la mezz'oretta tattica su Homestead Arcana. Spero che il gioco vi sia piaciuto. Scusate se con l'inglese non vado proprio fluidissimo, ma leggere e tradurre con l'ansia che le finestre gli scompaiono è veramente tosta. Abbiamo già sforato, non è più mezz'oretta tattica, però va bene così. Fatemi sapere se il gameplay vi è piaciuto, se il gioco vi interessa e se volete scoprirne di più. Per il momento io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Atalantar.